26 città collegate in provincia di Cosenza e 6 in provincia di Crotone. La Yas Touring e l'azienda romano Storici Operatori Calabresi entrano nel network di Flixbus, il leader europeo dei viaggi in pullman, sbarca così in Calabria, con l'obiettivo di accorciare le distanze verso 1700 destinazioni italiane ed europee. La partnership apre nuove prospettive di mobilità, come per il trasporto aereo. Il sistema integrato Flixbus prevede l'acquisto di un biglietto unico con eventuale scalo per il cambio del mezzo di trasporto. Già da oggi le prenotazioni sono aperte, mentre il servizio prenderà il via il 3 settembre. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede di un'industria a Cosenza, con la partecipazione dell'assessore regionale Franco Rossi e i saluti del presidente di un'industria Calabria, Natale Mazzucca. Si darà la possibilità, con un solo cambio, di poter accedere a tutte le città italiane, oggi sono oltre 300 quelle che colleghiamo, ma anche tutto il territorio europeo, dove sono oltre un migliaio. Con un biglietto unico, in teoria, potremmo andare da Corigliano Calabro ad Amsterdam o ad Amburgo, per cui siamo veramente molto ottimisti sulla buona riuscita di questo accordo, che auspichiamo che ci faccia crescere ancora insieme a Flixbus. Flixbus mette a disposizione dei viaggiatori pullman di categoria Euro 5, dotati di sedute reclinabili, wifi gratuito, prese elettriche e toilette. Anche sotto il profilo delle tariffe ci saranno dei vantaggi. Hanno un sistema di vendita con algoritmi, quindi riusciranno a fare dei prezzi migliorativi per gli utenti. Ma non solo questo, io credo che ci sarà anche la possibilità di una crescita per quanto riguarda i posti di lavoro, perché probabilmente o quasi sicuramente chiederanno anche a noi di fare collegamenti per altre destinazioni dove oggi noi non andiamo. Salvatore Bruno per la Cinews 24. Posso dire che al vaglio del Ministero, che sta valutando tutte quelle che sono le eccezioni procedurali, ambientali e anche economiche del caso. Naturalmente non è facile, ci stiamo lavorando, il Ministro ci sta lavorando e quindi sicuramente insomma avremo dei riscontri. Quello che era impensabile succedesse sta accadendo. I lavori per l'ammodernamento del megalotto 3 Sibari-Roseto della statale 106, quelli che valgono 1,3 miliardi di euro, 10 anni di lavoro per circa 1000 persone e la possibilità per la Calabria del Nord-Est di uscire dall'isolamento, potrebbero essere sospesi, e questa volta non per inadempienza dello Stato, né tantomeno perché un gruppo di imprenditori agricoli guidati da Coldiretti ha deciso di contestare il nuovo tracciato, bensì per la presa di posizione di parte della rappresentanza dei deputati pentastellati del territorio ionico, pronta a chiedere una rivisitazione del progetto, che potrebbe significare anche far slittare a tempo indeterminato l'inizio dei lavori. Ma contro questa iniziativa i movimenti, le associazioni delle vittime della statale 106 e i sindacati sono pronti ad alzare le barricate. Questo è un governo che si è definito il governo del cambiamento. Noi qui siamo in un territorio dove il cambiamento si può dire che non è mai arrivato. Se i parlamentari a 5 Stelle non guardano a quello che la popolazione ha voluto, vuole e vuole che si faccia, allora questo non è il governo del cambiamento. Noi saremo qui pronti a batterci perché questi lavori proseguano a sud per arrivare dove oggi purtroppo ancora si muore e purtroppo ancora non si riesce a fare quell'economia e quel trasporto serio che c'è bisogno su questo territorio, con il congiungimento che stiamo per fare con la 534, la A2 e la 106 già ammodernata, che porterà benefici anche a chi ieri ha protestato. Marco Le Fosse per la Cinews 24. Un giorno in Calabria per parlare di pari opportunità. L'ex ministro del governo Renzi, Maria Elena Boschi, ha partecipato stamattina ad un incontro pubblico sul tema Rocella Ionica, ospite dell'emittente In Rosa Femmina TV. In un momento in cui il Partito Democratico e la sinistra in generale attraversano un periodo di grave crisi, l'occasione è stata anche per ascoltare la voce delle associazioni del territorio e discutere di quello che è stato fatto nei 5 anni dell'esecutivo a trazione PD. Ma è anche un lavoro che va in continuità con l'impegno degli ultimi 2 anni al governo, qui nella Locride, il progetto su San Luca, il progetto comunque che abbiamo cercato di portare avanti in tutta la provincia di Reggio Calabria, riprendendo anche i rapporti con le scuole come primo punto di ascolto per tante ragazze che magari proprio lì riescono ad aprirsi, a raccontare le loro difficoltà, le loro criticità. E spero che vengano presto attribuite le deleghe sulle pari opportunità, che ancora sono solo sulla carta, al sottosegretario Spadafora, ma non sono effettive, che possa essere nominato il capo dipartimento al più presto, che possa essere ripreso in mano un dossier che a quasi 2 mesi dall'insediamento del nuovo governo sembra essere sparito dalla priorità dell'agenda.
Ilario Balì per la CNews 24. Gli investigatori ne sono certi, l'omicidio di Giuseppe Fabio Gioffrè è stato compiuto con modalità mafiose, sia per le armi utilizzate che per la dinamica. Continuano a indagare a ritmo serrato i carabinieri della compagnia di Palmi per far luce sul delitto del pregiudicato 39enne avvenuto sabato scorso in località Venere, a Seminara. 4 colpi di fucile a pallettoni sparati in testa, i due killer non volevano rischiare di sbagliare e infatti Gioffrè è morto sul colpo. Subito dopo l'agguato, i carabinieri, in stretto contatto con la procura di Palmi e la DDA Regina a cui il caso arriverà per competenza, hanno raccolto la testimonianza dei parenti della vittima che hanno lanciato l'allarme. Alcuni familiari di Gioffrè, infatti, stavano lavorando nei campi vicini al casolare, teatro dell'omicidio. Anche la moglie di Gioffrè è stata interrogata per ore. Ogni dettaglio può essere utile per comprendere il movente dell'agguato, che comunque gli inquirenti non riconducono al riacuirsi della faida tra la famiglia di Gioffrè alias Ndoli e i Kai Alagana Gioffrè detti Ingrisi, che un decennio fa ha insanguinato Seminara. Nel frattempo migliorano le condizioni di Nicolai, il bambino bulgaro di 10 anni, ferito all'addome durante l'agguato da uno dei proiettili. Ieri il piccolo ha ricevuto la visita in ospedale del presidente della Regione, Mario Oliverio. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere sentito dagli inquirenti insieme ad uno staff di psicologi. Nicolai potrebbe essere il testimone oculare dell'omicidio ed è per questo che per lui e la sua famiglia sono state predisposte forme di tutela. Angela Panzera per la CNews 24. Posso dire che in effetti lui non era d'accordo all'inizio sulla relazione che avevo con sua figlia. E lo avevo anche minacciato. Lui è una persona che lavora alle poste e si alza alle 5 di mattina. Poi ha dovuto accettarlo. Parola di Emanuele Mancuso, il figlio del boss, l'ingegnere. Emanuele, il primo pentito nella storia del clan Mancuso, lo specialista nella coltivazione e nei traffici di marijuana. Sinora tra quelli che coltivano, specialisti nella marijuana, ritengo sia la persona più competente che abbia ascoltato nell'arco di oltre 30 anni della mia carriera di magistrato. In un passaggio delle sue dichiarazioni ai PM di Catanzaro, acquisite nel contesto dell'indagine Giardini Segreti, offre anche un affresco della sua vita privata e di come egli abbia contribuito a rovinare l'esistenza di una famiglia per bene. Ora ha deciso di collaborare con la giustizia e, pur facendo arrestare anche la compagna Nancy, prova a riparare, scagionando almeno il suocero. Si chiama Carlo Chimirri, un uomo per bene che il 26 giugno del 2017 venne arrestato in flagranza di reato per il rinvenimento, in un terreno antistante la sua abitazione, di una coltivazione di 10.000 piante di marijuana. In realtà, spiega però Emanuele Mancuso, quelle piante erano ben 18.000. Le aveva messe a dimora, lo stesso Emanuele, nel terreno incolto di una vecchietta. Il suocero non c'entrava nulla, anche se non poteva non sapere di quella coltivazione illegale. Poi, una volta tratto in arresto, lo hanno messo agli arresti domiciliari. In ogni caso io e i miei soci ci siamo accollati il suo mantenimento, le spese legali per gli avvocati e i mutui da pagare. Chiedono gli inquirenti al pentito perché una volta arrestato il suocero non avesse fatto il suo nome. Risposta scontata. Costretto ad accettare la relazione pervicacemente voluta da sua figlia ed Emanuele Mancuso, il silenzio era ciò a cui si era evidentemente rassegnato per il resto della vita. Da Vibo Valencia per la CNews 24. Il Tribunale della Libertà alleggerisce le misure restrittive inizialmente disposte dal GIP di Paola per i soggetti coinvolti nell'inchiesta Appalto Amico, ma la tesi accusatoria formulata dalla Procura rimane in piedi. Solido l'impianto costruito da Pierpaolo Bruni e dai sostituti Antonio Lepre e Valeria Teresa Grieco, a margine di lunghe e complesse indagini condotte con l'ausilio delle Fiamme Gialle della Compagnia di Scalea, che hanno permesso di scardinare il meccanismo messo in piedi dal sindaco di Aieta, Gennaro Marsiglia, capace di costruire utilizzando il proprio ruolo di responsabile dell'area finanziaria del comune di Maierà e di altri municipi dell'Alto Tirreno Cosentino, una rete di appalti assegnati in violazione delle norme di cui ha beneficiato in ampia misura anche la cooperativa Artemisia, gestita dalla moglie del Marsiglia, Chiara Benvenuto, anche lei colpita da misura restrittiva. I giudici di Catanzaro, su ricorso dell'avvocato Alessandro Gaeta, hanno deciso per la scarcerazione di Marsiglia, disponendo per lui gli arresti domiciliari. Ai domiciliari anche l'imprenditore Andrea Biondi, difeso dall'avvocato Amerigo Cetta
Petraro. Entrambi erano rinchiusi nel carcere di Paola. Intanto prosegue il lavoro degli inquirenti, nel mirino anche un funzionario del comune di Fagnano Castello, destinatario di un decreto di perquisizione in relazione ad un avviso pubblico per il reclutamento del responsabile del settore finanziario da utilizzare in convenzione insieme ai comuni di Maierà, San Sosti e Buonvicino. Secondo i militari, a redigere lo schema dell'avviso sarebbe stato sempre Marsigli, al quale poi sarebbe dovuto andare il posto, un part-time da oltre 40.000 euro. Le domande andavano consegnate entro il 9 luglio, adesso si attende di conoscere gli esiti della selezione. Salvatore Bruno per la CNews 24. Cioè, ci troviamo, ecco, qui ci sono i parcheggi che sono segnalati e ubicati per i portatori di handicap, ma loro assolutamente non hanno possibilità di accesso, Lamezia Terme, pieno centro, dove allocato il distretto sociosanitario lametino, si effettuano visite specialistiche di ogni genere, ma soprattutto vengono rilasciate le certificazioni per la legge 104 e per le invalidità. Il via vai di persone con problemi motori è continuo, ma paradossalmente per loro l'accesso all'edificio è complesso, specie per le sedie a rotelle, a partire dall'ingresso principale. Qui, nonostante un corrimano divida la scala in due rampe, nessuna delle due ha agevolazioni per chi è in carrozzina, ma non è tutto. E abbiamo qua di fronte, per esempio, una cabina telefonica che è proprio ubicata nel centro del marciapiede e che quindi non permette nessuna possibilità di accesso, a meno che non si vada in mezzo alla strada con tutti i rischi e i pericoli che ne conseguono. Chi lascia l'auto nei posti riservati ai disabili per spostarsi lungo il marciapiede e cercare di accedere ad un'altra entrata trova infatti una pavimentazione dissestata, motorini parcheggiati, una cabina telefonica, ammassi di rifiuti. Noi la stiamo segnalando da almeno tre anni, questo problema delle barriere architettoniche e quindi dell'impedimento di accesso. Però ancora ad oggi il risultato è quello che abbiamo di fronte. Nonostante Tiziana Bagnato per la CNews 24. La tutela della pesca e dei pescatori al centro dell'incontro pubblico organizzato dal Movimento 5 Stelle sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. Un momento non solo di confronto, ma anche di proposta con gli addetti ai lavori. Presenti tra i vari l'europarlamentare Laura Ferrara e il deputato Paolo Parentela. Bisogna capire anche cosa può fare una regione come la Calabria per andare incontro alle esigenze appunto del proprio territorio e senza quindi subire passivamente dei diktat europei. Il pescato è diminuito al 100%, non per colpa del pescatore, ma per colpa di tutte le conseguenze che ci sono nel Mar Ionio, piattaforme, non piattaforme, eccetera, eccetera. La gente non viene più a lavorare e praticamente il proprietario, l'armatore, è costretto a vendere la barca. Io sono uno di quelli che dopo 70 anni ho dovuto vendere la barca. Le conseguenze sono state provocate anche delle royalty, perché dal 2014 non ci stanno dando più nemmeno un centesimo. Noi abbiamo presentato un'interrogazione alla Commissione europea chiedendo appunto di sollecitare la regione e i comuni come quello di Ciro, ma non soltanto Ciro, anche i comuni adiacenti per erogare queste royalty che sono ferme dal 2014. Giuseppe Laratta per la CNews 24. Il comune di Catanzaro, il sindaco e il consiglio comunale a ritirare questa delibera che è completamente vessatoria e che ha un unico fine, diciamolo. Il fine è quello di fare cassa. Non si placa la polemica a Catanzaro dopo la decisione dell'amministrazione comunale di introdurre una nuova tassa per l'occupazione del suolo pubblico da applicare agli esercizi commerciali e ai condomini privati che occupano marciapiedi e strade con i carrellati della raccolta differenziata. Alla luce delle ultime affermazioni della Cassazione, tra cui anche tributaria, peraltro vi è stata recentissimamente una ordinanza, con cui la Cassazione ha affermato che la tassa TOSAP non è dovuta dall'utente, ma al più è dovuta dalla società che si occupa della raccolta dei rifiuti. Dopo aver presentato un esposto all'ANAC e alla Prefettura, i rappresentanti dell'associazione Il Pungolo, i quartieri e quella che riunisce gli amministratori di condominio hanno avuto questa mattina un incontro a Palazzo di Governo allo scopo di indurre l'amministrazione a ritirare la delibera di Consiglio Comunale. Alla Prefettura stamattina chiederemo che esamini tutta la questione, che acquisisca tutta la documentazione che è agli atti, dalla delibera del Consiglio Comunale al bando di appalto, al contratto di appalto e qualunque altro atto che ritiene giusto acquisire. Quello che non si comprende è poi la beffa, perché a parte l'imposizione del sistema,
per la raccolta differenziata, ma poi anche andare a, a gravare sulle tasche dei cittadini con una tassa che verrà, presumo, divisa nei condomini con una tabella di proprietà, quindi alla fine chi ha più metri quadrati pagherà di più, non ritengo che sia una tassa legittima. Luana Costa per la CNews 24. Successi di una carriera lunga più di 40 anni dello straordinario chitarrista Pat Metheny al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia per uno degli appuntamenti più intensi della 18ª edizione di Armonie d'Arte Festival diretto da Chiara Giordano. Accanto al re della moderna chitarra jazz, i talentuosi compagni di viaggio, il batterista messicano Antonio Sanchez, la malesiana Linda May Ano al contrabbasso e il britannico Golem Simcock al pianoforte. L'icona della chitarra Metheny, vincitore di 20 Grammy Awards, è tornato in Calabria a 8 anni di distanza dal suo trionfale debutto, sempre al Parco Archeologico Scolacium, proponendo brani di intenso carattere espressivo per 2 ore di musica tra virtuosismi strumentali e armonici. A suggellare il grande evento anche la consegna dell'opera Pitagora d'argento realizzata dal maestro orafo crotonese Michele Affidato. Da Catanzaro per la CNews 24. Quest'anno abbiamo fatto un ulteriore sforzo e quindi ci siamo proposti di proporre al pubblico, ai soci, 8 film, 8 titoli e speriamo che più persone vengano a associarsi e a vedere i film insieme. Anche quest'estate a portare il cinema in lingua originale a Lamezia ci pensa l'associazione UNA, una vera e propria boccata di ossigeno non solo per la mancanza in città di un cinema ma anche per lo splendido scenario che ospita la rassegna, l'anfiteatro Lello Cardamone dell'Istania Garden. La nostra idea era quella appunto di provare a colmare un vuoto che d'estate si può trovare nella nostra città e soprattutto la mancanza di un cinema vero e proprio tramite la nostra rassegna. E ricordo sono sempre film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Abbiamo proiettato diversi film nella stagione estiva negli scorsi anni e quest'anno appunto abbiamo allungato fino a 8 film. 8 film in cartellone, esclusivamente in lingua originale, fino al 2 agosto. Cerchiamo di essere abbastanza vari nella scelta dei film, anche diversi generi e anche diverse tematiche. Per lo più scegliamo film che siano possibilmente in più lingue, appunto anche per stimolare l'interesse di chi viene a vedere i film. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Conferenza stampa al Museo di Reggio Calabria per presentare la 3ª edizione del Premio Mediterraneo, organizzato dall'Associazione Taurus, che rappresenta ormai un evento centrale nella stagione estiva gioiese. Quest'anno il premio si avvale anche del contributo della cooperativa sociale Hermes 4.0, presieduta dall'ex assessore regionale Federica Roccisano. Il premio arriva alla 3ª edizione e ha voluto coinvolgere anche una cooperativa sociale, la cooperativa Hermes 4.0, proprio per dare un senso anche sociale alla dimensione del Mediterraneo. Il premio nasce 3 anni fa grazie alla volontà dell'associazione Taurus e ha visto nel corso degli anni premiati personaggi della politica regionale ma anche della cultura e dello spettacolo a livello nazionale. Quest'anno il tema scelto sarà quello della Notte di Elena e saranno premiate personalità importanti come Maria Rosario Maggio e nell'ambito sociale verrà premiata una persona calabrese che tanto si è impegnata nel corso dell'ultimo anno per l'umanità, per diffondere l'umanità nell'area del Mediterraneo, che è Enzo Infantino. Il regista Folco Paolini spiega come sarà strutturata la serata del 29 luglio in cui andrà in scena la Notte di Elena. Questa serata è una serata molto particolare in quanto ci sarà la presenza di Maria Rosario Maggio che interpreterà appunto Elena e dedicata appunto questa serata proprio a lei in occasione del Festival della Magna Grecia. Riccardo Tripepi per la CNews 24.
Sono lunghi i momenti di attesa e speranza quelli che i tifosi, la squadra e la dirigenza del Crotone Calcio stanno vivendo. Nelle prossime ore, infatti, il Tribunale Federale della FIGC emetterà la sentenza di primo grado del processo a carico del Chievo Verona, coinvolto insieme al Cesena nel caso plusvalenza di alcuni giocatori. La richiesta della procura è stata dura, ovvero 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2017-2018, e ciò, se dovesse essere confermato nero su bianco, farebbe retrocedere i clivensi in Serie B e riammetterebbe in A il club pitagorico. Intanto procede bene il ritiro precampionato in Sila. Nel weekend il Crotone ha affrontato la prima amichevole contro il Rocca di Neto vincendo per 24-0, un test importante per mister Stroppa, che ha potuto valutare varie situazioni in campo. La prossima sfida è prevista per domani contro la Caccurese, formazione che milita in prima categoria. Le altre amichevoli confermate dalla società si giocheranno venerdì 27 e lunedì 30 luglio, rispettivamente contro il Morrone e contro il Taranto, al campo Ampollino di Baffa. Da Crotone per l'AC News 24. La squadra è carica, è pronta, non vede l'ora di ricominciare, noi altrettanto, i tifosi pure. Cercheremo di completare la rosa nel più breve tempo possibile, perché quest'anno è un campionato più difficile rispetto all'anno passato, sarà una Lega Pro davvero competitiva, quindi non possiamo lasciare nulla al caso. Diciamo che l'arma in più di questa Vibonese potrebbe essere l'entusiasmo che si porta dietro. Sì, deve essere questo. Noi siamo una realtà piccola, dobbiamo vivere soprattutto dalla spinta del calore dei tifosi per recuperare il gap con le grosse squadre. Le premesse, come detto prima, ci sono. Adesso tocca al campo parlare. Cosa manca ancora alla Vibonese? Ma secondo i nostri calcoli mancano ancora 5 giocatori, che devono essere per forza da 2 over e 3 under o viceversa, quindi manca sicuramente un attaccante di peso importante e poi qualche tassello per puntellare la squadra. Il prossimo 14 ottobre la prima sfida, il 24 marzo l'ultima, nel mezzo. 5 mesi di battaglie per conquistare i propri obiettivi stagionali. Allacciate le cinture, il nuovo massimo campionato italiano di pallavolo sta per ricominciare. La Superlega più bella ed equilibrata degli ultimi anni, quell'Olimpo del volley tricolore tornato a far gola a molti campioni di questo sport, tornati in massa nel bel paese. Non ha nomi altisonanti ma giocatori tutti da scoprire, la nuova Tonocallipo Calabria che ripartirà dal Palavalenzia contro Castellana Grotte. Prima trasferta a Siena la settimana dopo, alla terza giornata a Vibo sbarcherà Monza, poi il primo dei due turni festivi dell'anno, l'altro sarà il 26 dicembre. A Trento. Il 4 novembre gelorossi impegnati a Ravenna, mentre il 7, giornata infrasettimanale, in casa contro Perugia. Latina sarà il teatro della Callipo 3 giorni più tardi, successivamente due turni casalinghi di fila, contro Padova e Modena. Il 2 dicembre Vibo sarà ospite a Sora, il 9. Il calendario porterà invece Verona in Calabria. Chiusura del girone d'andata contro Milano in trasferta e Civitanova in casa. Dal 30 dicembre, giro di boa a Campi Invertiti. Alessio Bonpasso per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. LACNews 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. LACNews 24, la Calabria che fa notizie.